Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, allora parliamo di una notizia ufficiale che è stata data oggi tramite un comunicato. La Juventus parteciperà al prossimo campionato di Serie C con la squadra B. Insomma, si sapeva, si era parlato, si era detto tante cose riguardo alla squadra B, però mancavano le ufficialità, insomma, si era parlato. Infatti la Juventus B si stava già allenando alla Continassa, ma in totale segretezza. Da ieri sono cominciato a girare delle immagini sulla squadra B sui social, proprio perché da ieri la Juve ha saputo la notizia, che poi è stata data oggi in maniera ufficiale, ma già da ieri sera in società l'idea, la notizia già si sapeva, insomma. Quando vengono emessi i comunicati, comunque le squadre, il 90% delle volte già sanno che cosa il comunicato dirà. Dunque, la Juventus ha così la squadra B, come c'era il Barcellona, Real Madrid e le grandi squadre d'Europa. Insomma, cambia un po' il modo di vedere il calcio. Ricordiamo che la Juventus è l'unica squadra che alla fine l'ha fatta sul serio, perché alla fine Milan e le altre si sono tirate indietro. L'Inter molto probabilmente la farà l'anno prossimo per una questione di fair play finanziario, ma secondo me l'anno prossimo entreranno anche altre squadre, appunto anche il Milan, perché secondo me il Milan non ha avuto modo, ha avuto altri problemi, quindi non ha avuto tempo, non è tanto solo una questione di finanza, ma anche proprio una tempistica per poter appunto per poter creare la squadra B. L'allenatore sarà Mauro Zilarelli, ex allenatore del Mestre, chiamato dal Bari, ma poi lasciato libero in quanto il Bari purtroppo doveva allenare il Bari in Serie B, ma purtroppo il Bari in Serie B non ci parteciperà. E questo porta, insomma, Zirarelli, ha riportato Zirarelli appunto alla Juventus, con cui aveva già avuto un contatto. Le squadre B saranno utilissime. Brevemente diciamo che, anche se sono vietate, dico, ma sicuramente aiuteranno molto la Juventus nella crescita di alcuni giovani. Tanti giovani hanno pagato troppo in maniera irruenta il passaggio dalla primavera alla prima squadra, alla primavera alla Serie A. E questo purtroppo li ha portati un po' a perdersi. Passare da una primavera a una squadra B è già diverso, perché non ci sarà magari la forza della Serie A, però in Serie C c'è tanto, come posso dire, tanta legna, nel senso che c'è tante botte, tanta esperienza, e questi ragazzi, insomma, possono tranquillamente crescere nel migliore dei modi. Credo che alcuni giocatori che si sono visti in tournée, ad esempio Fagioli, Favilli, Favilli, scusate, volevo dire Fernandes, Favilli ormai è già al Genoa, no, ma Fernandes, Fagioli e Beruato, questa gente qua che comunque il talento ce l'ha, si vede che hanno comunque delle potenzialità, in Serie C possono provare a esplodere, a venire fuori, cosa che purtroppo fino a quest'anno non c'erano opportunità. Ricordatevi comunque che per una squadra, che sia la Juventus, che sarà magari più avanti il Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio, chi volete, metteteci chi volete, avere i giocatori comunque sott'occhio tutta la settimana, è diverso che averli sparsi in giro per l'Italia in prestito. Il tecnico, come detto, sarà Zirarelli, ma credo, da quello che mi è stato detto, che ci saranno diversi allenamenti congiunti anche con la squadra A, quindi credo che a questo punto credo si allenerà la Continassa. E quindi, insomma, buono, direi ottimo, perché comunque secondo me questo era un passo che la Serie A, il calcio italiano doveva fare, e la Juve è stata la prima a farlo. Chiaramente adesso poi la Juve metterà in pratica la rosa che già c'è, ma la ultimerà, nel senso che scremerà quello che c'è da scremare, in modo da avere poi la partenza. Dovrebbe partecipare anche alla Coppa Italia Lega Pro e dovrebbe essere inserita nel girone, Coppa Italia Serie C, dovrebbe essere nel girone con l'Albissola e il Cuneo. Dovrebbe essere quello il girone, ma chiaramente se dovesse essere così, già il 12 dovrebbe giocare, quindi assolutamente direi che è anche logico. Diciamo questa, come posso dire, rincorsa alla fretta nell'ufficializzare la cosa.
E ragazzi, niente da dire, niente da aggiungere, credo di aver detto tutto. Per quanto riguarda lo stadio, ancora non è chiaro. Si parlava a Vinovo, potrebbe essere, si potrebbe giocare, ma dovrebbe essere ampliato, cosa che non è facile perché non è facilmente ampliabile. Vinovo, si parla di un'apertura anche per Novara, in quanto il Novara, essendo promosso in Serie B, può avere meno difficoltà. Staremo a vedere e poi discuteremo ovviamente anche su questa cosa. Comunque, gran bel lavoro della Juve, che con le squadre B potrà trovare tanti giovani, potrà dare esperienza a molti giovani e potrà prepararli al meglio per il salto di categoria. Ciao ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.